Questa utopia è rimasta ancora in molta cultura di oggi. Ancora si guarda al comunismo come un bene che non si è realizzato, ma ancora come a un bene, nonostante i milioni e milioni di morti che ha provocato, nonostante che in tutti i paesi dove il comunismo si è affermato abbia portato miseria, terrore e morte. Nonostante oggi ancora 2 miliardi di persone vivano in regime comunista, dove non sono garantiti i civili, dove non sono garantiti i diritti politici, dove chi è all'opposizione può scegliere solo tra il vivere in esilio o stare in carcere o addirittura al cimitero. E oggi c'è un paese, la Repubblica Cinese, che è un totalitarismo comunista ed ha sposato l'antico espansionismo dell'impero cinese con l'attuale globalismo comunista e costituisce per tutti noi una sfida pericolosa sul piano economico, sul piano politico, sul piano militare. E allora? Allora io lo chiedo da 20 anni, dobbiamo coordinare tutte le forze militari di tutti i paesi europei. E dobbiamo darci in Europa una politica estera comune. L'Europa, se vuole essere in grado di difendersi da eventuali attacchi futuri, deve diventare una potenza militare di livello mondiale. E noi, il nostro governo, lavoreremo a Bruxelles per arrivare a questi risultati.